prigione, sto in prigione! Ah, sei fuori invece! Ecco, questa proprio, guarda, tutta una cosa, tutta la vita. Una foto e basta, tutta la vita. Okay. La con la vita. Oh. Vai, sei il nostro Albert Einstein che fa i video. Yeah! Rock'n'roll! Fai una ripresa tutto quanto? Sì, sì, vediamo. Già l'ho fatto. Mio. Già l'ho fatto. Proprio a sventagliare. No, e questa non è una buona visione. Questa sì. Grazie, che bella bene. Ho il video adesso qualcuno. Sì, sì, riprendi tutto attorno, mi raccomando, riprendi quello che c'è. E mi raccomando. Questo è Viaggio Spara. A cazzo, episodio 1. Ma spariamo? Proiettili. Viaggio a cazzo, episodio 1. Qui da notare. Si dice proiettili. Proiettile. No. Si quello dice? Che sembra. Puglia! Quello che sembrava essere un vecchio borgo, no? Mirko, cosa ci dice? Qua penso che ci arrivano... C'è una corda? Per impiccarsi. Allora, questo qua era un cagatura antico che ci cagheano come un po' capi quando. Infatti, vedete pure, ci stanno... I vitili, i sassi, quelle sono sì, cagate. Vedi, ci sta pure gli strunzi, eccone uno, per esempio. Quando si bello, va. E poi ecco Sara, la nostra cameraman forever. Che la adesso Vittoria, non sta facendo la Gregoria, attenzione. In Puglia antichi, dove abitavano... Qui mangiavano solo questa antica del caffè, cioè, esatto, antica cicoria, poi ecco d'oliva. Ecco chi sta, bella scritta, suonare, però questo era per distrarre i nemici perché non gestivano i decitofoni a quell'epoca, quindi qui c'erano pure furbi, che te pensi? Sicuramente risalente alla seconda guerra mondiale, esattamente, per distrarre i tedeschi, guarda là che torre, cumulo, altra torre, Sara, altro pezzo di maceria e poi isso che è macillo, ecco. Ah, ecco qua c'è sta. C'è il pericolo, lì credo che ci si può passare. Sì. No, qua il pozzo. Qua casetta. Pozzo spettacolare. Calcinaccio ovunque. Calcinaccio ovunque. Sempre, forever. Assecchiate proprio. E qui c'è una casetta che ora il nostro Sherlock Holmes andrà esplorando. Ok, lì non ci può andare, questa zona si può vedere. Le scale sono molto difficili. Vediamo. Abbastanza di spazio. Ecco, qualcuno mi si è appiccicato anche al piede. Si è ciccicullo. Qualcuno mi ha sporcato le mani. Ecco qui. Attenta. Siamo praticamente sopra il tetto. Sotto qui c'è un'altra stanza, però chiusa. Tanto qualcuno questa cerca di uccidere. Probabilmente era una chiesa. E quindi ci sarebbe bene un bestemmione, ma ci lasciamo stare. No, giudicare la struttura, ste colame che è evidentemente nuovo, forse a proteggere qualcosa che è d'interno. Esatto, si protegge sempre qualcosa d'interno. Appunto hanno inventato i profilattici, signori. Ecco, qua mi sto spondando via perché vedete ci stanno le crate. Qua c'è un camino. Ci sta bello sto camino. Vedi? Sì, sì. Ecco, là pare che ci sta tipo un forno perché sì, stanno un po' giù dentro un muro. Forno. Ecco, questa è un cagaturo perché pare in gesso. E poi ci stanno tante pertiche. Ecco, qua una finestra. La lucertola che si arrampica, è bella. E poi ci sta... Niente, perché mi sto spondando una cutica. E adesso andiamo dal cazzo qua sopra. Esattamente, ora andiamo a vedere le macchine degli antichi. Senza che m'ammazzo, ecco, mi so vivo. Yeah. Poi c'è Sara sempre. E poi questo. Questo è se. Questo è sempre cose strane. Se questo è un angagaturo non lo manco io che te. Ecco, ci sta sempre una stanza che però non ci si può andare. Padella, perché quando passavo con l'amico gli dà una sberla. Padella e poi qui qualcosa. Rispettiamo la proprietà privata? Certo, quindi ce ne andiamo. Ma magari chiudi un po' la porta. Qui, sì, bravo, qui destra. Ecco, qui è uno spettacolo. Un passaggio per il suicidio. Guarda che qua sì, se uno si buttava da qua sopra, per esempio, qua c'era uno scalino una volta, bello. E qua c'è sta uno strapiombo assurdo. Con là dentro però c'è sta una grotta che cala, oh. Qua sotto c'è sta una grotta che cala, oh. Eccola là. Miglia. Che vogliamo fare? Caliamo. E poi dopo come ci stanno le scale.
Almeno quello che ne forse resta. Chiami Scale. Vediamo. La missione è molto improbabile. Guardate la faccia di Sara. Guardate quella di Jacopo. Gliene frega un cazzo, calcola. A me me ne frega niente perché francamente se mi ammazzo sono contento pure felice un po'. Allora. Ci stiamo reggendo a questi. Molto sicuri, calcola. Se non ci pizzicano i serpi, ecco, penso che massimo ci ammazzo, ma niente, non ce ne frega niente. Non ci sono serpi, vero? Ci sono quelle invernali. La faccia di una che pensa che sia tutto facile. Ok, ce la possiamo fare. Ci sono le serpi invernali, quello col figo. Allora, sembrava che qua c'era una grotta. Ora andiamo a vedere, mi tiro sui casuni che mi sono calati. E troveranno tanti cadaveri. Beh, speriamo di no. Giusto? I zombie. Ragazzi, questa sia una grotta. Chi c'ha il coraggio di scendere? Noi Sara, per voi lo faremo. Sara, tu c'hai un coso, un faro da quelli da notte, proprio da buio. E qual è? Ce l'avevo? Ce l'ha a casa, c'è un coso. Ah, è vero, sì. Ho illuminato ieri le stelle, dio un po'. Che illumini le stelle, però qua magari è un po' difficile. No, davvero, sul cielo, no, c'è tutta la luce. Pensa che si alimenta con quattro centrali nucleari simultaneamente. Ma ti giuro, eh. Stiamo messi bene. Vai, sì, Jacopo. Dai, però non spingi niente. Vai. Io prenderei questo per sicurezza, non si sa mai. Quando uno c'è da raggio, c'è da raggio. Siamo pronti ahi. È come se facciamo una ruzzolata, ecco dentro. Fino a qua è tutto e non dice niente, io questo francamente. Questo è un po' d'acqua. Qua è triste, è umido, molto umido. Mo' i pipistrelli gli si mangiano pure un pisello, però adesso non gli dite niente cazzo. Andiamo prima, Deva. Dovevamo fare qua. Sembra... Non si vede nulla, però va bene, va molto bene. Che cos'è? Cosa? Sembra un pezzo di qualche macchina, qualche cosa. C'è qualcosa che vola all'interno. Però non si vede niente, non si vede la luce. Non c'avevamo una torcia? No, non abbiamo una torcia, purtroppo. Non ce l'hai in macchina, c'è tutto là dentro. C'è una torcia, pia. È macello. Vediamo se questo telefono ha qualche lucetta strana. Fai luce verso di noi, vediamo un po'. Prego, prenda il video. Di farlo. No, ripeti che ho messo pausa. Vedremo cosa c'è o moriremo del danno degli sotto. Già potremmo fare. Sta peggio merda qua per terra. Sembra che tu l'ha chiusa, giusto? Sì. C'è a fondo. No, forse di là si può continuare, non lo so, non si può continuare. Non lo vedo. Non ce l'ho mai, aspetta un attimo. Questo è il pezzo di macchina. Ma davvero c'ho paura dei zombie, io c'ho paura proprio. A destra si continua. A destra si continua. Però non si vede niente. Qui non si vede niente. Bisogna tornarci con una torcia. Ci torneremo prossimamente con una torcia, sempre se per si vede qualcosa. Viaggi a cazzo, episodio 2. Esattamente. Una volta a settimana prossima siamo in ferie, quindi aspettatevi una registrazione attorno alla prossima puntata. Alla fine di novembre, giusto Iori? Esattamente. Sara sta cercando di morire salendo. La prossima settimana o quando ce va, perché noi famo sempre come cazzo ci pare, perché siamo io gradi. Assolutamente. Andremo sette allo cazzo da puzzu e vede che ci sta, perché siamo arrivati in un fondo ma gira a destra, una certa non ci si vede niente, quindi alla prossima volta. Ecco, tanto, se ci dice culo famo un botto assurdo. Tanto stiamo già immaginando le partite al soft air. Esattamente. Io ricordo sempre che ogni tanto rimediamo anche i proiettili. Ok. Ora per i nostri ascoltatori maschietti, uculu da Sara. Per le nostre femminucce, Jacopo. Faccio del pisello? Vai, su, no, caccia del supingiu, non zucare. E sta andando, sei ingazzata, sapevo io. Sei ingazzata. E su, ha capito già che mazzera. Faccio vedere il mattarello che c'ha. Faccio vedere il mattarello. Ragazzi, ha trovato qualcosa. Che hai trovato? Che è? Un'arachide. No, non c'ho, che cazzo è? Guarda, non dimmi non cos'è. Non lo sa! Lo mangio, poi vedo. Vai! Oh Cristo santo! Lo mangio! No, non lo fa! Che ha fatto! Sapevo, ha fatto la puttanata, ha fatto!
Vediamo un po' qua. Ma c'è una porta! Proprio anti-blindatura! Oh, attenzione, vediamo la nostra... Ecco, c'era una porta che era molto carina. Comando, massimo rispetto per i reperti archeologici. Secondo me questo non serve, bisogna soltanto piantarlo e crescere di questo qualcosa. Ma dai, la droga provoca questo. Secondo me, se lo pianti esce fuori un sommergibile. Una scala! E a cosa servirà mai una scala se non a metterci un piede, metterci l'altro, salire e guardare. E a cosa servirà un sasso per non metterselo in testa? In effetti... E io calo. A Induvulu, sempre. E adesso, sbrigati, chiuderemo Jacopo qui dentro. Esattamente. Come farà ad uscire? Chiudi. No, riesco a uscire. Chiudi, altrimenti. Ah, ci picchia. Ed eccolo a voi, il nostro Houdini. Ciao, bravissimo. Guardate, riesco addirittura a fare apparire 10 dita tra 5, 4, 3, 2, 1. Sono apparse 10 dita da nulla. Cade qua. E qui ora il nostro intrepido vi mostrerà il panorama. Bear Grylls mi fa una pippa. Aia, preso una storta, affanculo. E pammo riammazzato. Sì, eccolo qua. Territorio Sabino, Monte Gennaro da una parte, e là una torre che ogni tanto fa sempre bene. Che raggiungeremo.